meno provinciali. Bentrovati, primo di novembre, noi dedichiamo prima e seconda parte del nostro approfondimento del pomeriggio in vostra compagnia quanto trovate sulle prime pagine di tutti i giornali. Il governo cancella 35 province, da Monza a Crotone è rivolta. Guido Potestà, siamo tornati indietro di 20 anni o è colpa delle province troppo sciupone? No, non è colpa delle province troppo sciupone. Io inviterei lei e tanti altri a leggere questo studio della Bocconi e lei troverà indicato che tra tutte le istituzioni le province sono, rispetto a regioni e comuni, sicuramente tra le più virtuose. Hanno via via migliorato una capacità di essere efficienti. Quello che i colleghi hanno detto, mi creda, ma senza la preoccupazione di difendere un posto o d'altro, ma ragionando da cittadino, qual è il vantaggio per i cittadini di un allontanamento del punto di fornitura di servizi? Questo governo ha fatto questa scelta senza aver ancora indicato quali saranno le funzioni delle future province. Doveva farlo il 5 di settembre, non l'ha fatto. I risparmi non vi saranno, ma lo dice anche il Centro Studi del Senato questo, non solo. Nell'inizio, diciamo nel primo periodo, lei avrà sicuramente una crescita dei costi, perché qualunque cambiamento genera, genera una crescita costi. Dei costi. Un trasloco quindi è stato sbagliato costi. Il metodo. È stato sbagliato il metodo, è stato sbagliato il fatto di fingere di avere un risultato economico, non si prendono in giro i cittadini in questo modo e non si è tenuto conto di quelli che sono invece la capacità, l'efficienza, la misura della bontà dei servizi e del costo relativo. È veramente una cosa, mi creda, da rifiutare. E io credo che la responsabilità, e termino, non sia solo del governo, ma anche di quelle forze politiche, sono quasi tutte peraltro, che hanno dato il loro appoggio a questa riforma. Vedremo adesso nella conversione in legge se qualcuno riuscirà a migliorare, non dico modificare, pur sapendo che il corpo dello Stato interamente va riformato, ma va riformato con intelligenza. Allora, va riformato bene, non va riformato male. Prima, Guido Potestà, Monza ritorna con Milano, il presidente Dario Allevi, presidente di Monza e Brianza, oggi sulla stampa dice ci hanno tradito i comaschi. Perdoni, mi dia 3 minuti, però io credo che prima di... Un minuto e mezzo, due, trattiamo. Allora, due, se non devo parlare me ne vado, perdoni. Vada, forza. Allora, come vuole, io mi alzo no, me ne vado. No, vada, nel senso vada con le parole. Ma non è possibile. Cioè, noi stiamo facendo un discorso risibile, di risico, hanno messo insieme questo e quest'altro, e non facciamo capire al cittadino che in realtà di cosa avrà dei danni veri. Tutta l'organizzazione della nostra società è fatta su base provinciale, tutta. E il fatto di pensare di dare dei risparmi nel momento in cui viceversa si crea un magma in tempi assolutamente troppo brevi, vuol dire prendere in giro il cittadino, dare uno scalpo che è stato quello delle province, quando, e l'ha detto bene prima un collega, tutta la realtà europea la ritrova articolata sugli stessi livelli di governo e con elezione diretta, con l'eccezione di un livello in Spagna. Quando diciamo che sono troppi livelli, io credo veramente che forse non si conosce la situazione europea. Noi abbiamo 8.000 comuni, molti troppo piccoli in effetti. In Francia sono 36.000, eppure funziona. Dov'è il problema? Presidente. Il problema nella efficienza è dato dalla qualità della legislazione e credo che mai come in questo momento abbiamo visto un governo utilizzare lo strumento dei decreti e della fiducia in modo tale che ogni 15 giorni fa un decreto che smentisce il precedente. E in secondo luogo una burocrazia che nel momento in cui non vi fossero più un domani rappresentanti eletti direttamente all'interno delle future province, il burocrate non fa l'esame ogni 5 anni, va avanti, continua nelle proprie posizioni, sì. Non si confronta Senta, col cittadino. Mi se può questa portare... è crescita, se questo è miglioramento di una
società che vuole tornare a essere finalmente europea, mi spiace, non sono d'accordo, non è così. Presidente Podestà, mi può portare un esempio concreto? Allora, una cosa che oggi funziona grazie al lavoro della provincia, lei ha parlato di strade prima. Che succede? Allora, noi abbiamo, guardi, noi abbiamo, parlo della Lombardia, 10 milioni di abitanti, cioè equivale al Belgio, come PIL è anche superiore. Sì. Lei pensi, se dovesse articolare non più su base delle province, ma la regione pensa alle strade, come diceva Milan, guardi, è molto semplice, decentra i propri uffici e si ripete una situazione nella quale semplicemente si è perso il controllo democratico del cittadino che ogni 5 anni attraverso il voto dice sì, mi stai bene o non mi stai bene. Sì, ha ragione, e se invece, termino il ragionamento, e se invece quella strada fosse affidata ai comuni, lei avrebbe una parcellizzazione degli interventi per cui si dilaterebbe tantissimo il costo del manutenzione della strada stessa e in più lei avrebbe un comune parte oggi, l'altro domani, l'altro ancora tra un anno perché non ha le risorse e avrebbe semplicemente un disagio maggiore per i cittadini. Ma perché non parliamo di funzioni invece di giocare al risico? Mi hai messo insieme questo con quest'altro? Allora, perché mi ha messo insieme questo con quest'altro, al di là di un gioco del rischio, come lei correttamente sottolinea, ci aiuta a capire meglio. Vede che lei mi ha portato un esempio pratico. Cioè se vada con un altro, forza, un altro esempio. Le faccio l'esempio di una scuola secondaria, che è affidata alla provincia. Sì. Se fosse affidato al comune, come qualcuno propone, è chiaro che sarebbe probabilmente nel comune più rilevante. Gli altri comuni si dividono il costo o no? I ragazzi a quel liceo ci vanno da un'area molto più vasta del comune stesso. Vi sono 100 situazioni nelle quali se non ci si cala con la competenza del tema, e devo dire che questi ministri in tantissime situazioni mostrano di essere probabilmente esperti, professori di chissà quante cose, ma poi non hanno nessuna conoscenza di ciò che le loro scelte portano sul territorio. Allora, la cosa più grave è che poi i partiti che sostengono il governo Monti, governo che secondo me ha fatto molto bene in ambito internazionale per quanto riguarda il reinserimento in una logica più ampia, più complessiva dal punto di vista della moneta, ma nel momento in cui sono acritici rispetto a ciò che le scelte fatte per il territorio avvengono senza competenza, senza conoscenza, tradiscono quella che è una missione che gli elettori hanno dato loro dandogli il voto e mandandoli in Parlamento. Presidente Podestà, siamo andati bene.